i racconti della Bibbia, la storia di Ruth, parte 2 di 3. Ci siamo lasciati che Boaz benedice Ruth, ha risposto alle sue domande e ha consolato il suo cuore dandogli protezione. La giornata prosegue e Boaz invita a mangiare insieme agli operai anche Ruth, che durante il pranzo ci insegna una cosa: non è per nulla egoista e non si scorda del prossimo. E infatti, mentre si riposa e mangia, mette da parte una porzione di cibo da portare a Naomi. Che bel gesto! Anche tu puoi fare del bene con semplici atti di affetto. Ma prima di andare avanti, siete pronti? Qualche domandina per voi? No, dai, no, state tranquilli, non è un esame. Serve solo a memorizzare i nomi dei protagonisti. C'è un quiz, occhio a non copiare. Come si chiama la protagonista? Chi è la moglie di Elimelech? Da che popolo proviene Ruth? Chi è la ragazza che torna indietro? Come si chiama l'uomo che la prende a lavorare nel suo campo? Metti pausa se ho letto veloce. Leggi bene, rispondi e mi raccomando, non copiare. La protagonista è Ruth. Semplice, lo sapevi, vero? La moglie di Elimelech, chi è? Naomi. E qual è il popolo di Ruth? Moab, la ragazza che torna indietro. Orpa, e l'uomo che la prende a lavorare. Boaz, controlla qual è il tuo punteggio, altrimenti ripassa, memorizza i nomi. Dopo il pranzo si riprende il lavoro, come fanno i vostri genitori. Boaz ordina di lasciare tranquilla Ruth. Chiede anche ai suoi di aiutarla e Ruth raccoglierà circa un efa d'orzo, 35 litri più o meno. La sera Ruth racconta a Naomi la giornata. Condivide il mangiare con lei, che le consiglia di rimanere nel campo di Boaz a lavorare. I consigli di Naomi per Ruth sono preziosi. Io non voglio che tu rimanga sola, voglio che tu sia felice. Ruth ti può dare una sistemazione. Stasera ascoltami, fatti bella e seguilo. Vai ai suoi piedi, nel letto. Ruth ubbidì a tutto ciò che Naomi gli disse. E vediamo un po'. Ruth ubbidisce e questo la porterà ad una bellissima sorpresa che andiamo a scoprire insieme. Ubbidisce, va ai piedi di Boaz, che si sveglia e gli chiede: chi sei? Sono io, Ruth, ti prego, tu hai il diritto di riscatto, usalo su di me. Boaz è felice perché Ruth non ha cercato altrove e decide di prenderla come sposa. Puoi leggere la storia di Ruth nella Bibbia. Nel nostro canale trovi la terza parte. Per approfondimenti chiedi al tuo pastore, ai tuoi genitori, monitori oppure contattaci.